Thank you.
Thank you.
Thank you.
concerto è finito. Grazie. Qui ci serve un Gian De Martino che fa le domande di rito, non scappate. Ai ai ai. Qui c'è un ex Vitamax, un presente Vitamax, Giuseppe Molinari, la batteria. Vorrei fare un applauso, brother di campagna, di città. Volevo chiedervi solo una cosa. Questo progetto è molto interessante, mi piacerebbe sapere come ti è venuto fuori, Stefano. Come, da dove arrivi tu, che cosa fai? Perché c'è anche una diretta in Twitch in questo momento. Qui ci sono ascoltatori che non ti conoscono, magari... Giustamente, chiedono chi è. Amici almeno di Twitch. Tre, esatto. Almeno tre. Ciao. Sono già tanti, tre è il numero perfetto. Esatto. Da dove vieni, cosa hai fatto, come mai loro, così, il nome del gruppo? Allora, vabbè, il nome del gruppo è Shamsundar, siamo da quello che è più facile, e viene, è un nome spirituale, quindi... È lo street name. È il nome spirituale dato da... è il mio nome. Sham vuol dire, è un nome di Krishna, vuol dire scuro, Sundar vuol dire bello, e me l'ha dato la mia maestra spirituale, quindi è tutto un percorso, cioè la musica per me è stato l'inizio nel percorso dello yoga, del... un po' del mondo, come dire, più interiore, quindi, no? Quell'aspetto un po' che non consideriamo tanto. E poi questo progetto quindi è nato in realtà da un progetto finito con Moli, che io e lui suoniamo da quando abbiamo iniziato insieme, quindi quando avevamo quindi 14 anni. Eravamo piccolini, metro. Intuppati con i delay, con i pedali. Giustamente. Infatti alcuni dei componenti sono dei pezzi storici che usavamo ancora 10 anni fa, che con le lotte che facevo con Looper, ancora adesso, insomma, ancora le cose sì. Mi piace incontrarsi con Looper. Quindi finito quel progetto lì con i Divers, è iniziato tutto una vita un po' più, come dire, più spirituale, quindi sono andato in un monastero, ho vissuto lì un anno. E quindi la chitarra è stata per me un momento più di connessione con me stesso, quindi erano cose che venivano fuori da sole, cioè alla fine la musica, cioè noi siamo musicisti ma siamo strumenti anche noi di qualcos'altro, quindi non è che siamo noi a suonare, facciamo strumento di qualcos'altro, quindi ci connettiamo. Quindi per me la musica è sempre stato quello, e quindi in quei momenti mi ha accompagnato, quindi poi ritorno alla vita, come dire, consueta, normale, a Milano. È nata la voglia di fare un progetto, un CD, quindi poi ho registrato un album, e ho voluto però chiamare tutti gli amici, tutte le persone che mi erano vicino, quindi poi da lì sono nate le improvvisazioni, le persone sentivano, come dire, io creavo il terreno e loro poi venivano, esatto, di cuore, quindi bisogna fare quelle cose di cuore, no? Che nutrono non solo noi ma anche le altre persone, quindi qualsiasi cosa, cioè, poi a noi viene la musica, ma ci può venire benissimo da pulire casa o a fare qualsiasi cosa, no? Quindi lo yoga è quello, quindi non è che si fa su un tappetino, cioè si fa sempre, no? Yoga vuol dire unione, siamo sempre una cosa sola, sempre, costantemente, anche se non siamo coscienti di questa luce. Oggi si festeggia anche Diwali, quindi che è appunto, no, questa celebrazione che ci aiuta a tornare a trovare questa luce dentro di noi. Che siamo noi questi lumi che andiamo in giro per il mondo, per l'universo. Bene. Niente, ho parlato abbastanza. Spero di essere stato chiaro. No, sì, grazie mille. Thank you.
appreciate it. Just go into it, go into it. The moment is not time and space. The moment is, it's not a minute, it's a moment. And the moment, if you go delve into the moment, you come to spirit.
grazie amici del Twitch, tutti quanti. Thank you.
ristampato fisicamente, tra l'altro. Potrebbe averlo anche con lui stasera. Chi lo sa? Il prossimo pezzo si chiama? Ah, qui c'è il prossimo pezzo. L'ultimo pezzo. L'ultimo pezzo proprio. Ok, ok. Ho eliminato tutto il vibe spirituale che c'era oggi. Thank you.
stay in the moment. If you stop for a moment.